Bene, bentrovati ai web spettatori di Tipo Radicale. C'è stata una falsa partenza dovuta a problemi di banda, ma questa volta ripartiamo. Avevo già presentato i nostri ospiti, ne favorisco l'ingresso. Da sinistra verso destra potete vedere Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani, Giuseppe Simone, segretario organizzativo dell'associazione radicale Bruno Leoni Club di Bari, e Mario Marchitti, che è cofondatore dell'associazione Rientro Dolce, dell'associazione radicale Rientro Dolce. Bene, avevamo cominciato a parlare con Silvio Viale, e l'argomento del Radical Bar di oggi è TAV o no TAV, quindi un argomento veramente denso, e qui è possibile che vi siano opinioni contrastanti tra i nostri ospiti. E partiamo subito con Silvio Viale. Silvio Viale, dici la tua opinione sulla questione TAV o no TAV sulla Torino-Lione. Ecco, io la circoscriverei sulla Torino-Lione, perché si può parlare della TAV e no TAV in assoluto, del treno ad alta velocità, che ormai da 30-40 anni è uno strumento di trasporto e di comunicazione veloce, che ha avuto un suo sviluppo, contrapposto a quello su gomma, a quello aereo e a quello su acqua poi in Italia vuol dire sostanzialmente quello per via marittima. Il punto quindi non è tanto il progresso del settore ferroviario, che ormai ha raggiunto una buona capacità di avere velocità elevate, ma è diciamo, la contrapposizione è come si integra con gli altri trasporti. Allora, quindi qui non stiamo parlando in assoluto se è giusto o meno usare il treno, vi sono posizioni che ormai sostengono anche in modo dal punto di vista economicista, economico, che il trasporto su gomma abbia raggiunto ormai garanzie tali per cui il treno è destinato ad essere superato in gran parte dei casi, sia per la riduzione dei motori, l'inquinamento, tutto il resto. L'aereo chiaramente ha avuto uno sviluppo turbolento nell'ultimo decennio e è chiaro che le previsioni di 20-30 anni fa su come ci saremmo spostati, avremmo spostato le merci oggi, sono andate un po' tutte alla menga perché nessuno avrebbe potuto prevedere lo sviluppo così massiccio di quello aereo, l'abbassamento dei costi, nello stesso tempo anche la capacità della rete stradale di sobbarcarsi carichi automobilistici e di camion elevati, mi pare sia qualcosa che va avanti, insomma, funziona. Allora, detto questo, il punto centrale oggi sulla Torino-Lione è la possibilità di inserire la Torino-Lione nel corridoio che parte da Budapest e poi da Kiev, che collega Lione, che è il punto centrale per quanto riguarda l'ovest dell'Europa e il collegamento sulla penisola iberica, e se questo corridoio, che comunque si farà perché fa parte di una rete europea di sviluppo del sistema ferroviario, possa passare da Torino a Lione o sia sufficiente, non facendo questa tratta, che passi a nord, in Germania, Innsbruck, che in Austria, Monaco e poi Lione, o sempre stando in Italia, arrivati a Milano, in qualche modo raggiunga Ginevra e poi Lione, o addirittura usando il corridoio che potrebbe collegare il nord con l'Europa, Genova e poi la Liguria. Quindi il punto è sostanzialmente se il Piemonte, il nord-ovest, ha interesse e l'Italia ad avere questo collegamento che è previsto ed è stato sempre approvato nei piani di sviluppo europeo e nazionali, oppure si può rinunciare e si ritiene che il punto di arrivo a Milano debba poi avere altri percorsi, chiaramente tutti da costruire perché ad alta velocità non sono ancora previsti, per arrivare a Lione e collegarsi. Quindi questo è un po' il discorso. Vi sono diversi aspetti di cui direi sostanzialmente quello ambientale che riguarda la Val di Susa è puramente pretestuoso, nel senso che la Val di Susa è il passaggio obbligato che nessuno contesta tra il Piemonte e la Francia. L'attuale ferrovia, ma dal traforo del Frejus che risale addirittura all'Ottocento, è quella. L'autostrada passa da lì, non ci sono altri valichi tra il Piemonte e la Francia che abbiano le stesse caratteristiche. La Val di Susa, grazie anche
a questi collegamenti e a questo passaggio si è sviluppata moltissimo negli ultimi anni e quindi non c'è alternativa su questo. La galleria inizialmente era molto più breve, poi nelle varie discussioni fu credo il centrosinistra con la Bresso, se non ricordo male, a proporre il tunnel lungo, che è l'attuale versione, quella del tunnel di 52 km, adesso non posso sbagliare sulla cifra, ma è quello. L'aspetto ambientale chiaramente non cambia e non sposta il problema né sul piano regionale né sul piano della Val di Susa rispetto a quello che sono state le preoccupazioni in passato, sia per l'autostrada che fu osteggiata duramente dai comitati della Val di Susa e poi furono i primi invece a chiedere che venisse completata, e la ferrovia attuale che è comunque quella che ha il suo impatto, ma l'impatto diciamo maggiore dal punto di vista ambientale fino adesso l'ha avuto l'autostrada. La ferrovia e l'alta velocità avrebbero l'impatto tra Bassa Valle e poi il tunnel sarebbe il completamento. L'altro aspetto che viene tirato in ballo è quello economico, che è diventato quello più alla moda ultimamente, ritenendo quest'opera inutile, che sicuramente può essere considerata inutile se che si considera l'attuale uso, quello futuro e quello di base. In realtà il fatto che ci sia un collegamento est-ovest e transeuropeo è quello che prevede la possibilità di uno sviluppo su questa linea di comunicazione, come sempre è capitato in passato sui trasporti. È una scommessa, sicuramente una scommessa, ma l'alternativa è quella di ritenere che il trasporto su gomma sia quello più fondante. Rimane poi l'eterogeneità del movimento No TAV, che negli ultimi 20 anni si è consolidato, che è un movimento con tante anime, tra le quali una parte sicuramente è quella che vede un'opposizione alla TAV in attacco assoluto, che ritiene che i treni veloci non siano necessari, e una parte che invece ritiene che non sia necessaria la Torino-Lione, ma probabilmente favorevole ad altre tratte. Credo che l'analisi che ultimamente si basa, e chiudo, per contestare il progetto, dal punto di vista ambientale siano completamente superate e non valide, ma questo possiamo entrare nel merito poi qualora venissero sollevate. Dal punto di vista invece economico, scontano un po' il fatto che dal 2005 al 2006, 2007, quando ci sono i documenti di riferimento, ad oggi la situazione è ulteriormente cambiata. L'alta velocità Milano-Roma ha cambiato ulteriormente le abitudini delle persone, perché oggi il treno è diventato, a parte i costi, per cui è ma competitivo come tempo rispetto all'aereo, per cui oggi da Milano a Roma gran parte delle persone preferiscono prendere alla fine il treno che arriva in centro a Roma piuttosto che a Fiumicino, e quindi ha cambiato ulteriormente l'abitudine, cosa che 5-6 anni fa era quasi impensabile. Si dà per scontato che l'aereo fosse la cosa più conveniente e che il treno comunque scontasse dei tempi più lunghi. E altre cose, tipo, io cito il documento del Bruno Leoni, il briefing paper che viene spesso citato, che mi sono letto più volte, che anche quello, quando parla dell'Irlanda e delle magnifici sorti progressive del sistema economico irlandese, è chiaro che oggi dovrebbe perlomeno essere rivisto, e così pure per quanto riguarda molti altri aspetti, ma possiamo entrare poi in particolare. È chiaro che il documento economico del Bruno Leoni, che non so quanto Giuseppe Simone condividerà in toto, è l'unico che probabilmente non condivido di tutti i documenti del Bruno Leoni, per cui posso anche considerarmi un po' meno liberista sull'argomento. Parte da un presupposto che per un certo periodo e per lungo tempo il trasporto su gomma delle merci rimarrà ancora più conveniente di quello su ferrovia. È chiaro che se questo è il motivo per cui si deve essere contro la Torino-Lione, 3/4, per non dire il 90% dei No TAV non condividono questo presupposto, nel senso che ritengono invece che il trasporto su gomma e le automobili siano il male assoluto della nostra società, come forse Piero Marchitti ci spiegherà fra poco. Ecco, Mario Marchitti, diamo proprio Sì. la parola adesso a Mario proprio per controbattere alle affermazioni fatte, alle opinioni espresse da Silvio Viale.
Io non dico che il trasporto su gomma è il male assoluto, anzi, nella fattispecie per quanto riguarda il trasporto merci con i TIR c'è proprio uno studio di un ricercatore dell'Università di Siena che dimostra che il trasporto merci dal punto di vista così energetico, calcolando tutto ovviamente, non solo il consumo di carburante mentre viene trasportata la merce, ma anche il consumo di combustibili fossili per costruire la linea. Ecco, c'è uno studio che dice che il trasporto su gomma, su TIR, dal punto di vista energetico è più vantaggioso rispetto al trasporto su TAV, come si vuole fare con questa opera. Questo per rispondere così a Silvio Viale, ma vorrei tornare ecco, un po' indietro così con un'immagine e con una situazione che potete verificare anche voi. La situazione è quella che noi stiamo vivendo in questo momento, cioè noi stiamo discutendo, discutendo in quattro, anzi in tre, uno fa da moderatore. E tutti seduti a casa propria, non abbiamo preso treno, auto o altri mezzi di trasporto. Quindi la nuova tecnologia, quella che piace tanto a Silvio Viale, forse lui non la conosce. Non la conosce perché magari la usa e c'è dentro, è come davanti a un quadro, come davanti a un quadro che non riesce a distinguere i contorni. Pronto, mi sentite? Io sento un ritorno strano. Sì, ti sentiamo Mario. Silvio deve aver aperto la web TV oppure abbiamo un tuo ritorno, Silvio? Non lo so, io Forse sono abbassa un po' il rimasto volume delle fisso. casse. Cosa fare? Abbassa un po' il volume delle casse, hai il volume delle casse un po' Abbasso il alto. volume delle casse e mi guardo la Torre Eiffel in cartolina, come diceva No, no, ci qualcuno. devi sentire però. Prego, Adesso che. Mario. Sì, comunque si è sentito in Sì, questi si è miei ultimi sentito appunti. tutto, Va si è bene, sentito ok, tutto. allora continuo. Dicevo, questa situazione che tutti potete constatare, poi un'altra situazione, io sono qui seduto su una scrivania, guardo i miei scaffali, una volta erano pieni di VHS, di dischi in vinile, di libri, adesso questo scaffale è un pochettino più vuoto. Nel senso che i dischi che prima erano in vinile sono diventati in CD. Dischi in CD e quindi si è ridotto il volume. I libri pure, molti adesso li andiamo a leggere sul PC. Il VHS pure si è molto limitato. Quindi stiamo assistendo a una rivoluzione per quanto riguarda le merci che ci dice che nel futuro, al di là delle questioni economiche, delle questioni ambientali, delle questioni energetiche, comunque. In futuro le merci non hanno, diminuiscono in volume. Se vogliamo, con l'informatizzazione si possono passare i progetti per cui le persone non si devono muovere fisicamente, si possono passare tante cose per cui si può fare un passo indietro rispetto a quella che è stata la delocalizzazione degli ultimi anni e quindi ricominciare a un processo produttivo un pochettino più locale che diminuisce anche questo la necessità del trasporto. E questo sta già avvenendo, appunto come con questi esempi che vi ho riportato, e anche con un dato di fatto, e cioè che il tonnellaggio di merci che passava lungo la linea storica della Val di Susa, il tonnellaggio è diminuito, cioè ha toccato un picco negli anni 90 di 10 milioni di tonnellate anno e poi negli anni successivi, dal 2000 in poi, è diminuito. Adesso immagino che si sia attestato sui 6-7 milioni di tonnellate anno. Quindi abbiamo tutta una serie di indicatori che ci dicono che c'è meno necessità di spostare le merci e in ogni caso una buona politica oggi dovrebbe puntare all'obiettivo di diminuire questi scambi di merci che a mio giudizio in certi casi sono eccessivi.
Perché non dimentichiamoci che stiamo vivendo una crisi, anzi una tripla crisi, una crisi finanziaria, una crisi ambientale e una crisi energetica. E tutte e tre, a mio giudizio, in qualche modo sono state un po' favorite dall'eccessivo livello dei trasporti che si sono avuti in questi ultimi anni. Infatti, con le delocalizzazioni che hanno portato via tante industrie così dal mondo occidentale verso i paesi dell'est, sono stati favoriti appunto dai bassi costi di trasporto. Pure la crisi energetica che stiamo vivendo, infatti. Insomma, sembra che il petrolio non è che ce ne sia così in abbondanza, anche se forse gli allarmismi di qualche anno fa non erano così imminenti. In ogni caso, chiaramente non è che si stanno trovando altri giacimenti di petrolio e buona parte del petrolio noi sappiamo che viene consumato per il trasporto merci. Inoltre c'è la crisi ambientale dovute alle emissioni di CO2 e molte di queste emissioni di CO2 sono dovute al consumo di combustibili fossili che tutti i mezzi di trasporto fanno, tutti, anche il treno, anzi il treno ad alta velocità consuma 4 volte più energia che un treno a velocità normale. E quindi se effettivamente noi così ci teniamo al nostro ambiente, al nostro territorio, direi che sì, forse abbiamo raggiunto dei livelli dove così, una decisione saggia sarebbe quella di ripensare a questi livelli e in qualche modo ridurli anche perché abbiamo le tecnologie per farlo, come vi ho appena accennato. Non so se ho ancora tempo per qualche altra Prego Mario, annotazione. Sì, puoi fare qualche voglio altra dire, domanda? sì, Prego. l'alta velocità qui in Italia è stata costruita, ci sono alcune linee, abbiamo quelle più importanti, abbiamo la Torino-Milano e abbiamo la Milano-Roma. In nessuna di queste due viaggiano treni merci. E anche in Europa io non vedo merci che viaggiano sull'alta velocità, appunto perché le merci. A parte il fatto che non hanno bisogno dell'alta velocità, ma le merci, siccome sono più pesanti delle persone, usurano le linee ad alta velocità che sono molto, molto più delicate. Io in genere faccio una specie di parallelismo con il trasporto su gomma. A nessuno viene in mente di trasportare le merci su una Ferrari. Le merci si trasportano su un lento Ducato, perché così è più efficiente. Poi c'è anche un altro aspetto riguardo al trasporto merci con il treno. Trasportare le merci con il treno è difficile per due ordini di considerazioni, uno di tipo temporale e uno di tipo geografico, perché chi spedisce le merci ha necessità di spedirle a una data ora e di riceverla a una data ora. Inoltre, ha necessità di spedirla da un posto e riceverlo in un altro posto ben precisi. Il treno, la rete ferroviaria, purtroppo, non ha quella capillarità che ha la rete stradale e autostradale. E quindi, a meno di non ricorrere a delle imposizioni, ben difficilmente con una nuova linea ferroviaria noi riusciremo a trasferire le merci sul treno. Difatti, questo lo dimostra perché la linea storica, in ogni caso, ha diminuito il suo tonnellaggio di trasporto. Poi va detto che si stanno costruendo altri valichi, altri
altri trafori qui in Italia, nel Brennero e no, nel Brennero è solamente in progetto, c'è il Gottardo che è in via di completamento, mi sembra nel 2013 o 2016, non ricordo male. Per cui già diminuisce il trasporto merci sulla linea storica, in più verranno verranno messe in attività altre linee. Mi chiedo, ma qual è l'esigenza di costruire una nuova linea lungo la Valle di Susa? Magari più avanti possiamo parlare anche dei problemi ambientali, perché insomma io non credo che si possano così trascurare come magari facevano i nuclearisti con le centrali nucleari. Magari qui i problemi ambientali sono un pochettino più diffusi, meno concentrati che quelle delle centrali nucleari, ma esistono e sono gravi e non si possono negare. Bene, grazie Mario. È il turno di Giuseppe Simone. Allora, salute a tutti. Niente, cercherò di non ripetere un po' quelle cose che sono state dette sia da Silvio che da Mario. Io innanzitutto vorrei, diciamo, parlare di più che di alta velocità, di ferrovia ad alta capacità, perché in realtà questo progetto, il progetto della Torino-Lione, è un progetto che riguarda una ferrovia che non punta sull'alta velocità, su una capacità di trasporto diverso da quello attuale. E questo progetto, noi non possiamo considerarlo semplicemente uno spezzone ferroviario che collegherebbe Torino a Lione, ma questo progetto va ad inserirsi e appartiene diciamo, ad un disegno di vasta area che, tra l'altro, come diceva prima Silvio, è stato sostenuto dai parlamentari a tutti i livelli e che fa riferimento a, diciamo, rientra in un documento sottoscritto nel maggio del 1999 dai principali ministri dell'ambiente, del territorio, che all'epoca, se non ricordo male, c'era il governo D'Alema, è stato sottoscritto da tutti i ministri dei paesi membri. E quindi c'è questo passaggio che si chiama Corridoio V, Corridoio 5, che dovrebbe collegare l'est con l'ovest, che dovrebbe attraversare tutta la pianura padana e non solo, dovrebbe poi attraversare le Alpi da una parte e dall'altra e collegherebbe quindi la parte orientale con quella occidentale dell'Europa. È una infrastruttura importantissima questa, perché innanzitutto lo schema, l'SSSE viene denominato così dai tecnici, diciamo uno schema che ridisegna proprio, riorganizza lo spazio europeo e quindi prevede, diciamo, un sistema a rete che va da nord a sud, da est a ovest. Ora, se questo progetto non va avanti, noi come Italia continuiamo a dimostrare di essere sempre, come dire, inconcludenti, cioè a livello europeo noi sottoscriviamo dei documenti, poi sul più bello, quando si tratta di attuare, di dare corpo alle cose, ci tiriamo indietro. Magari ci saranno anche diciamo, delle ragioni da parte delle genti di quelle valli, della Val di Susa. Tutti i proprietari possono esprimerle, però dare troppo. Io penso che, ecco, si è creato un evento in cui poi si riversano i soliti violenti, che sono quelli che si spostano in treno senza pagare il biglietto o magari attraverso altri canali e vanno lì a tirare i sassi in testa ai carabinieri. E quindi questo fa notizia, questo naturalmente sconvolge l'opinione pubblica e quindi poi ad un certo punto, quando ci si trova un governo veramente sgangherato che non riesce a difendere nemmeno le cose che ha proposto, tutti poi siamo contrari come dire, ad una infrastruttura moderna. In realtà noi stiamo parlando del treno, il treno è il mezzo
di trasporto più sicuro. Magari l'alta velocità, sì, è vero, il treno ad alta velocità consuma più energia rispetto ad un treno, come dire, che viaggia a 140 o a 160 km orari. Però noi sulla Torino-Lione, per onestà intellettuale, dobbiamo parlare di trasporto ad alta capacità. E quindi una ferrovia che darebbe spazio al trasporto passeggeri, ma anche al trasporto merci. Prima Mario diceva: noi siamo in casa, prendiamo il treno. Io purtroppo, vabbè, mi occupo anche di stazioni, di treni e viaggio troppo spesso e volentieri anche in treno. Spesso, quando, siccome mi sto occupando di stazioni, le grandi stazioni parigine, vado a Parigi in treno. Partendo da Roma, non parto da Bari perché sarebbe veramente atroce. Partendo da Roma, che cosa succede? Che parto alle 6:30 la sera, prendo il Palatino, arrivo alle 10:30, se tutto va bene, a Parigi e faccio un bel viaggio attraverso l'Italia, poi la Svizzera e poi la Francia. Quando arrivo a Parigi, ecco come ci considerano i francesi. Arrivo in una stazione periferica di Parigi-Bercy, in una situazione veramente come dire, da cinematografica, da film, nel senso che i treni italiani, quando arrivano in Francia, sono tenuti sempre ai margini. Noi non abbiamo il diritto di arrivare nel cuore di Parigi, ma sempre in periferia. Perché? Perché un po' rappresentiamo, come dire, quella parte dell'Europa che non è collaborativa, non è gradita e quindi si arriva sempre ai margini delle cose. Spero di vedere un giorno, per esempio, Roberto Mancuso prendere un Eurostar da Brindisi e arrivare in poco meno di mezza giornata a Parigi. So che lui Ma ha quello. perché non da Lecce, proprio da Brindisi, scusa? Sì, poi potresti optare per Londra e andare a Londra con il treno, con l'Eurostar, 1 ora e 5 minuti. E la valigia delle Indie ti ricorda qualcosa? Ora, tornando al disegno strategico dello spazio europeo, queste sono infrastrutture fondamentali, cioè noi non possiamo tener conto solo delle, come dire, istanze che arrivano dai cittadini, dalle genti della Val di Susa. Noi dobbiamo guardare l'Europa nella sua interezza e non solo l'Europa, anche il Mediterraneo. Quando Aldo Loris Rossi, per esempio, parla di Euro-Mediterraneo, lui fa riferimento sempre a quella sorta di fortezza che si è creata nel nord Europa, che è stranamente collegata benissimo dai treni, da ferrovie moderne, su cui ci viaggiano treni veloci e treni lenti, perché l'ammodernamento infrastrutturale non è solo un ammodernamento. È chiaro che se oggi facciamo una ferrovia la possiamo rendere, come dire, la possiamo costruire in modo che ci possano viaggiare dei treni con una velocità superiore rispetto alle vecchie locomotive a vapore, ma questo è normale. E quella che viene spesso richiamata da Loris Rossi è esattamente quel quadrilatero che si trova al nord e che naturalmente potrebbe, come dire, collegarsi meglio al resto dell'Europa e invece rimane sempre tale e quale. Ora noi possiamo continuare in Italia a fare la guerra solita, potremmo continuare a rivedere sempre i soliti film con questi qua, i Black Bloc e dintorni che vanno lì, tirano le pietre, eccetera, eccetera. Però rimarremmo sempre, come dire, non dico il fanalino di coda, ma sempre quel paese strano, ambiguo, che sottoscrive e poi si tira indietro. Propone e poi magari fa finta di aver dimenticato. Quell'opera è importante. È importante perché, tra l'altro, è anche strategica. È strategica perché collega Torino, che è una città che sta vivendo in una fase di recupero straordinario, sta vivendo
una nuova vita, cioè una fase post-industriale che è forse avanzata. Forse Torino, secondo me, è la città più avanzata dal punto di vista intellettuale oggi in Italia. Non fare quell'opera significa escludere Torino dai collegamenti occidentali, che sono anche collegamenti, come dire, non solo su cui ci possono scorrere, ci possono essere dei flussi di merci, ma anche collegamenti di persone, sono importanti. E poi noi non teniamo conto della infrastrutturazione multilivello, a più livelli, cioè l'alta velocità, l'alta capacità, questo sistema disegnato negli anni 90 dall'Unione Europea, è un sistema che prevede, lungo queste direttrici, nord, sud, est, ovest, prevede delle piattaforme strategiche. Che sono queste piattaforme? Sono delle piattaforme di scambio e che non è semplicemente porto, stazione, porto intermodale, eccetera, eccetera, ma significa far nascere intorno a queste piattaforme strategiche anche centri di ricerca, cioè far, come dire, rivivere, ridisegnando lo spazio, si fa rivivere e si costruiscono, si riorganizza lo spazio veramente del territorio, uno spazio più moderno e al passo con i tempi. Quindi noi dovremmo inquadrare il problema in un sistema più vasto. Il corridoio 5, per esempio, è importante perché spezza la monodirezionalità attuale nord-sud. Prima Mario diceva menzionava il traforo del Brennero. Ecco, il traforo del Brennero, i lavori sono stati iniziati, sono partiti, sono stati conferiti tutti gli appalti, eccetera, eccetera. Nessuno si è opposto, si sono messi tutti d'accordo, stranamente, forse perché c'erano le cooperative rosse, non lo so, comunque tutti sono stati d'accordo, a fatta eccezione forse per qualche proprietario di terreni, eccetera, eccetera, che magari avrà fatto ricorso, però quando si tratta di avere una monodirezionalità, nessuno interviene, cioè quando noi abbiamo i collegamenti italiani sono semplicemente nord-sud. I Borboni, ecco, tanto per ritornare al sud e alla direttrice Tirreno-Adriatica, forse avevano, rispetto a noi oggi, avevano guardato più lontano. Nel lontano 1855 un ingegnere che si chiamava Emanuele Melisurgo riuscì a farsi approvare un progetto, a trovare anche dei finanziatori privati, fra cui c'erano anche dei francesi, che hanno una cultura ferroviaria, forse quelli che per eccellenza hanno la cultura ferroviaria, i francesi hanno il treno che va in tutte le direzioni, una rete ferroviaria capillare. Questo signore aveva avviato i lavori per costruire una ferrovia che collegava Napoli con Manfredonia, collegava l'est e l'ovest dell'Europa, del Mediterraneo, cioè se consideriamo il Mediterraneo, il baricentro del Mediterraneo, in realtà è l'Italia meridionale. E purtroppo quest'opera è stata, dopo con l'unità d'Italia, è stata interrotta e sapete benissimo qual è lo stato attuale. Oggi noi dovremmo, da cittadini, veramente pretendere non solo che le opere ferroviarie della Torino-Lione vadano avanti in maniera spedita, ma dovremmo pretendere che l'infrastrutturazione ferroviaria sia omogenea in qualsiasi parte veramente dell'Italia e dell'Europa. Sì, Giuseppe. Non lo so se ho rispettato il tempo, però Sì, non ti preoccupare, ci siamo un po' allungati tutti quanti, quindi è trascorsa la prima mezz'ora. Se hai altro da aggiungere, altrimenti cominciamo con le domande che sono arrivate dalla chat.
E magari rispondiamo alle domande così non annoiamo No, 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 è stato molto poco. interessante tutto quello che avete detto. La prima domanda arriva da Gianni Colacione del Presidio Viale, ma anche per gli altri, perché adesso, chiaramente, dopo che è chiaro il quadro delle opinioni, sono possibili le interruzioni, quindi ci si può anche accavellare nel rispondere. Ed è per Silvio Viale la prima domanda da Gianni Colacione dalla chat, il quale scrive: in Italia ci sono autostrade costruite ma mai inaugurate, perché a fine costruzione si è scoperto che il calcestruzzo usato era inidoneo ed era fornito dalla mafia. Cosa ci garantisce che con i trafori in Val di Susa non avverrà lo stesso, dato che si tratta di modifiche irreversibili del territorio? Uno ci garantisce il fatto che c'è il Val di Susa, secondo, e quindi siamo a un controllo in cui viale e altri controllo. Adesso, purtroppo, se c'è un farabutto, non è che perché c'è il farabutto io non scappo di casa, altrimenti sono finiti. Volevo soltanto però approfittare perché a me piace discutere con Marchitti, anche se mi sarebbe piaciuto fare questa discussione 20 anni fa e mi prenoto per farla fra 20 anni, perché lui avrebbe detto le stesse cose 20 anni fa. Allora, oggi, io, giusto per usare la sua metafora iniziale, 20 anni fa avevo a casa mia 100 padelloni di vinile e un 150 musicassette. Oggi ho due pareti intere, tra DVD, eccetera, e nell'ultima settimana il Corriere mi ha portato due volte delle cose ordinate via internet, anzi è tornato due volte per portarmi un libro. Quindi, come per dire che se io voglio parlare con Giuseppe De Simone, posso farlo per telefono, via Skype, ci vediamo anche in faccia adesso, però se voglio fargli vedere la Mole Antonelliana, o viene a Torino in qualche modo, o altrimenti gli mostro la cartolina. Allora, è vero che con internet, il massaggio, eccetera, molte cose sono cambiate, ma ammettere che molte cose sono cambiate vuol dire ammettere che oggi noi consumiamo molto di più e meglio e vogliamo consumare di più. Cioè, oggi una cosa che frega molte volte gli agricoltori italiani è che dalla Spagna e dal Marocco, grazie all'alta velocità spagnola e tante cose, i pomodorini arrivano nel nord molto più in fretta dei nostri del sud. Allora, credo che oggi dobbiamo in qualche modo essere realisti sulle cose da fare. Non possiamo semplicemente sempre pensare che il progresso, il benessere, le comodità sono un nemico, dopodiché noi lo utilizziamo, ma gli altri devono in qualche modo limitarsi nell'utilizzarle. Mi ricordo quando, fino a poco tempo fa e ancora adesso, ogni volta che si parlava di allargare un aeroporto, perché si pensava che arrivassero più aerei, mi si spiegava sempre che era impossibile, che poca gente prendeva l'aereo, che gli aerei erano costosi. Ecco, oggi invece gli aerei sono diventati addirittura meno costosi del treno. Allora, credo che ci sia una presunzione molte volte in certi è quella di pensare che le cose vadano come noi vogliamo che vadano, dimenticando che invece le cose vanno come noi invece auspichiamo. Allora, oggi, se uno guarda la cartina dell'Europa, l'asse Torino-Lione, quel pezzettino, e invito tutti ad andare su Wikipedia perché la cartina di Wikipedia va benissimo, fa capire come se in quel posto i francesi hanno scelto Lione, noi prendiamo Torino e lì concentriamo il percorso degli spostamenti est-ovest dell'Europa, abbiamo mezzo continente da una parte e tutto l'est dall'altra. Cioè davvero cambierà tutto. Cioè noi non possiamo pensare che le cose siano previste prima, perché se io devo vedere come è successo in questi ultimi 20 anni, 30 anni, sulla Torino-Milano, sulla Roma-Milano, sui treni, sugli aerei, sulle autostrade, ci rendiamo conto che oggi, ad esempio, addirittura, e chiudo, anche se avrei tante cose da dire tra la ricerca e il resto, perché che addirittura un'autostrada all'epoca inutile, clientelare, come la Gavellona Toce fatta da Nicolazzi per accontentare il PSD, cosa che oggi sono anche male, oggi è utile, perché oggi non ci fosse la Gavellona Toce, probabilmente la Serra Valle, che è la classica autostrada Milano-Genova, sarebbe insufficiente e pericolosa. Questo per dire come poi le linee di trasporto e quello che si crea cambia le abitudini, le persone si adattano, modificano e tutti noi preferiamo oggi avere qualcosa di meglio, per cui oggi io, è vero che con i DVD sono più piccoli, ma ne ho tanti di più, perché nel frattempo, negli ultimi 20 anni, la musica si è talmente sviluppata che io a casa mia oggi ho
150 DVD di musica classica, perché mia figlia fa danza, che non avrei mai pensato di avere 20 anni fa. Ecco, allora per dire come mi pare che dietro a molte posizioni no TAV ci sia una visione veramente pauperistica contro lo sviluppo, per cui alla fine c'è anche una contraddizione quando Marchitti mi dice che il petrolio sta per finire, ma non più, non tanto, però i camion sono la soluzione migliore. Perché è Ah, vero perché consumano di meno, Silvio, che te no, l'ho è già vero detto. che no, non consumo Silvio, di meno. consumano di meno. Non consumo di L'ha meno, questo ci dimostrato stare. una tesi di un ricercatore dell'Università di Siena. No, la tesi del ricercatore di città dice che l'alta velocità consuma più dei treni normali, ma non dice che l'alta velocità consuma meno del numero di tir necessari per fare lo stesso trasporto da No, parte invece dice proprio quello. dell'altra parte. No, non lo dice, non può dire, non può dire del genere. Ti mando la tesi. Ma mandami la tesi, dopodiché le tesi, non è che sto buoni da Scusate soli con le tesi. se mi intrometto. Scusate, ma volevo solamente fare un appunto a quello che diceva Silvio sul trasporto delle merci. Ma non è che non c'è una linea adesso nella Val di Susa, c'è ed è anche sottosviluppata, potrebbe trasportare 2 o 3 volte quello che trasporta ora. Non è vero che è sottosviluppata, è sottoutilizzata. Quella linea, sì, è stata costruita al tempo di Cavour, ma poi è stata modernizzata. Poi, solo 20 anni fa, è stata raddoppiata la linea. Quindi è una linea perfettamente efficiente. Chiaro, avrà bisogno di qualche intervento, ma incomparabilmente meno impegnativo che fare un'altra linea ad alta velocità che passa lungo la Val di Marchitti, Susa. il giorno in Quindi cui, Marchitti, scusa, ma il giorno in cui c'è l'alta velocità, io guardo i dati Vienna, attuali, Silvio. Bratislava, Vienna, No. Salisburgo, Innsbruck, Berna, Lione, noi siamo fottuti, hai Ma capito? guarda che Cioè, tu guarda la tua linea no, normale, la Val di Susa, serve per me per andare a cercare i funghi, ma non serve non è più per un vero, trasporto non è vero, europeo. perché Il prima giorno in cui c'è la passano. linea Ma perché? Bratislava, Bratislava, Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Ma poi Zurigo. tu sei fermo a una No, te lo concezione dico semplicemente perché la imperialistica stanno delle facendo linee di quella, pezzettini la comunicazione. stanno facendo, non sono fermi. Silvio, Alcuni pezzi li ha già sei tu fatti. che sei dietro, sei fermo alle linee di comunicazione imperialistica della Roma imperiale, quando Ah sì, effettivamente gli assi di degli comunicazione Asburgo imperiali in questo caso, possono. perché Salisburgo, Vienna e via Sto dicendo. parlando delle linee ad alta velocità, dei corridoi, che tra l'altro in Europa manco esiste il termine corridoi. Io ho provato a cercare su internet railway, corridor, in tutti i modi possibili. Deve leggere il documento Comunità Europea. Ci sono appena degli accenni, per cui non è che ce lo chiede l'Europa. E poi il traffico merci non è per una minima parte transfrontaliero, il traffico merci è per la maggior parte un traffico merci interno. E gli assi di comunicazione, mentre una volta sì, portavano ricchezza, perché effettivamente il viaggio avveniva in modo lento e quindi le carovane si dovevano fermare e quindi creava il commercio, creava ricchezza nei luoghi che attraversava. Oggi gli assi di comunicazione creano povertà e Ma difatti non è vero, ci sono i lo possiamo magazzini. valutare dalle stazioni adesso locali come sono ridotte. Io ad esempio C'è dei locali con i punti di riferimento, scusami ma Silvio, secondo te sono andato, di chi io è sono questa andato a stazione? Scalenghi in Ferma, treno Michelino, impazzito. sono andato ad Airasca Ma tutti i principali. e Airasca, No, hai guarda. visto com'è la situazione? Hai visto com'è la situazione della stazione di Airasca, di Susa e di altri Airasca, ma rapporti chi che sono se ne stati. fotte di Airasca? Ma come Ma chi se ne scusa, la fotte? stazione di Fanno Airasca parte Giuseppe Simone delle Stefano, linee. che chi se ne frega? Il Come chi punto è se ne sempre frega? Sano, sottoposto A me frega il trasporto regionale, frega il trasporto capillare, frega il trasporto in Italia. capillare Airasca, dove nemmeno crescono i funghi. Bene, Giuseppe, però prima di passare la parola a Giuseppe, un'altra Cosa domanda che arriva dalla chat, da parte di Asso84. Effettuando il traforo, quali sarebbero le conseguenze che si potrebbero verificare dal punto di vista ambientale? Vabbè, c'è la questione dei materiali anche radioattivi, tipo uranio, c'è la questione dei materiali cancerogeni tipo amianto, c'è la questione della dislocazione di questi materiali, perché saranno centinaia e centinaia di migliaia di tonnellate che bisognerà mettere da qualche parte. C'è la questione dei mezzi di movimento terra, che per
5-10 anni saranno sempre in funzione in questa valle che è stretta. E io vi voglio ricordare che in questa valle passano già due provinciali, passa una linea ferroviaria a doppio binario e passa un'autostrada. Ma perché questa è molto valle, larga? Questa valle non è molto larga rispetto a Saint-Jean-de-Maurienne. Se tu vai a vedere Saint-Jean-de-Maurienne, dove dovrebbe sboccare il tunnel, è una situazione molto diversa, perché lì, tra l'altro, è molto meno densamente popolata, mentre la bassa valle di Susa è altamente popolata. E quindi le questioni ambientali sono delle questioni, secondo me, basilari, perché non è che si può sempre dire ah, ma il vantaggio generale deve fare agio sul danno, diciamo, di una ristretta comunità. Bisogna vedere, bisogna quantificare qual è questo vantaggio. Perché questo vantaggio io non lo vedo. Io ho visto le linee che si hanno costruito, le linee ad alta velocità Torino-Milano, e abbiamo visto, vediamo quanti treni passano al giorno, vediamo che non ci passano le merci, vediamo che il TGV francese ci passa in quella linea lì, alla faccia della intermodalità. Mario, scusa. Certo, il Palatino una volta passava da Torino, adesso, come ha detto Giuseppe Simone, passa da Milano-Ginevra. Non passa più da Torino. Se vi interrompo, allora, mentre noi stiamo parlando, gli svizzeri, i cittadini elvetici si sfregano le mani, perché in realtà c'è un progetto di collegamento quasi in un unico tunnel, in una trasversale sotto la Svizzera. Gli svizzeri, per esempio, consideravano le Alpi come un ostacolo. Oggi la Svizzera è un formaggio svizzero, cioè bucato da tutte le parti, i treni che vanno le direzioni. Il problema del materiale della mia, probabilmente ci potrebbe essere, perché qui tra l'altro ora si dovrebbe scavare una galleria che dovrebbe analizzare un po' la parte geologica, e quindi non si sa che cosa c'è di sotto. Però il problema che tu dicevi, i treni che transitano in Italia sono pochissimi, i treni che transitano sulla direttrice Torino-Milano sono pochissimi, ma è chiaro che saranno sempre pochissimi se non si, cioè se noi non ci integriamo nel sistema ferroviario europeo, e dobbiamo integrarci anche culturalmente, a partire da Moretti, a partire da chi gestisce le ferrovie in Italia, a partire dai funzionari ferroviari italiani che quando vanno all'UIC di Parigi ogni due anni vanno lì, timbrano il cartellino e poi se ne vanno con le loro mogli e i loro amanti. Cioè, questo è il problema. Allora, se noi vogliamo essere europei, dobbiamo integrarci a livello infrastrutturale e a livello culturale. Per fare questo, dobbiamo avere la possibilità di usarci con modernità. Pronto? Sì, ti sentiamo, Giuseppe. Un po' scatti. Io lo sento male. No, adesso prova a parlare, Giuseppe. Pronto? Sì, ti sentiamo bene. E uno dei problemi italiani è proprio quello della banda larga, uno dei problemi che ci tiene lontano dall'Europa e dal resto del mondo. E Giuseppe Simone non ha l'alta velocità. Ecco, io opterei per l'alta velocità per quanto riguarda la banda larga. Anche per quello, ma bisogna vedere, sono molto perplesso io. Comunque ragazzi, ci restano 8 minuti, perché purtroppo ci siamo allungati un po' col tempi. Io farei concludere Giuseppe Simone, poi farei un giro di 2 minuti a testa. Prego Giuseppe. Dicevo, noi chiacchieriamo troppo, ma come sistema paese siamo incompetenti, ma ci ritroviamo di fronte all'ennesimo, come dire, evento in cui ci sono quelli che difendono, come la strada tratta, non so, l'ambiente, i black bloc c'è cioè un impatto ambientale superiore a 4 mesi insieme, eppure si preoccupano adesso dell'ambiente. Invece poi chiudiamo gli occhi di fronte a veramente ai disastri che si consumano tutto il territorio nazionale, e lì poi facciamo finta di non vedere nulla. Io mi auspico che i lavori sulla direttrice vadano avanti. Sì, dovresti abbassare un po' le casse perché c'è un ritorno, ecco perché si sente male. Silvio, si abbassi un po' le casse. Sempre io?
Sì, ecco. Sono bassissime le casse, ne sono a 22 su 100. Ok. Vai Giuseppe, concludi. Che lavori vadano avanti e che la rete ferroviaria europea disegnata nello schema, nello schema di riorganizzazione dello spazio in Europa un giorno possa, come dire, attuarsi appieno. Perfetto. Allora, Mario, prego, a te la parola. Sì. Allora, è venuto fuori la solita storia del Piemonte isolato, della Torino isolata. Sembra che qui a Torino soffriamo la fame, non riceviamo le merci, non riusciamo ad esportare, non riusciamo ad andare in Francia, non riusciamo ad andare in Svizzera. Ma dico, ma siamo, cioè, un po' di buonsenso, ragazzi. Anche perché voglio dire, negli anni 50-60 Torino aveva una realtà industriale, la Fiat, che a suo tempo produceva quasi tutto in Piemonte. Avevamo il design automobilistico e non solo, avevamo l'Olivetti, avevamo la Ferrero, per fortuna c'è ancora. Ma non è che a queste industrie, a queste realtà che erano il nostro fiore all'occhiello, che faceva grande l'Italia, ma non è che avevano problemi di trasferimento delle merci, ma non contiamoci storie. Diciamo qual è la verità. Questa opera serve ai politici, serve agli industriali. Questa opera che muove 15-20 miliardi di euro, adesso dipende da cosa si prende in considerazione, perché poi la linea deve essere raccordata anche con, se verrà fatta, dovrà essere raccordata con la linea Torino-Milano. E siccome lo scalo merci si trova a Orbassano, e siccome Orbassano, per chi non è di Torino, è dalla parte opposta da dove inizia l'alta velocità Torino-Milano, ecco che c'è un'opera altrettanto importante, che è l'attraversamento di Torino da parte dell'alta velocità. E secondo me quelli della Valsusa stanno facendo una battaglia per l'Italia, non per la Valsusa. Questo fatto è comprovato dai numeri, perché le persone che sono andate a manifestare in Val di Susa non erano solamente valsusine, erano decine e decine di migliaia che arrivavano da tutta l'Italia. Qui ci troviamo di fronte a una manifestazione che un po' richiama il referendum sull'acqua, il referendum sul nucleare. Qui abbiamo una popolazione che si rende conto e i politici che vivono con la testa sotto la sabbia, dei politici che sono asserviti alle lobby industriali. Guardate, io vi posso leggere una frase della Mercedes Bresso prima che diventasse presidente della regione Piemonte, che si trova nel libro per un'economia ecologica, edizione Carrocci, pagina 345. Scrive la Mercedes Bresso: la velocità è una delle principali origini dei danni all'ambiente e dello spreco delle risorse. Per risparmiare tempo umano si spreca sovente il tempo della natura. Sembra una frase scritta da Ivan Illich, oppure da Karl Polanyi, oppure da Lewis Mumford. Invece scritta dalla Mercedes Bresso prima di essere irretita dal potere, perché si sa che il potere determina qualcosa nelle persone. Lo abbiamo visto anche in Chicco Testa. Chicco Testa era un esponente di Legambiente, poi è diventato nuclearista e poi c'è stato Mario, mi Draghi. dispiace interromperti, ma il tempo è veramente tiranno. Silvio Viale, ma io tra l'altro lo dirò alla fine, a noi piacerebbe fare un'altra puntata proprio su questo tema, perché è stata molto ma molto interessante e ci rendiamo conto che sono tante le cose che si potrebbero ancora dire allargando il discorso. Silvio, 2 minuti per la chiusura, perché poi abbiamo l'altro appuntamento con Sergio D'Elia. Potremmo farla fissa e sono d'accordo. Guardate, Giuseppe Simone ha detto: per andare a Parigi ho preso il Palatino. Io il Palatino lo prendevo per andare da Torino a Firenze anni fa. Quando c'era la vecchia linea, passava per Torino, Lione, Parigi. Adesso che c'è l'alta velocità, da Milano passa per, penso, Ginevra, Parigi, non passa più per Torino. Guardate, questa è un'immagine molto evidente di cosa accade. Poi, oggi la situazione è molto semplice. Noi partiamo da Bratislava, Budapest, Bratislava, possiamo fare Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Zurigo, Berna, Ginevra, Lione, oppure Graz, Lubiana, Verona, Milano, Torino, Lione. Si tratta di decidere semplicemente dove si vuole andare. Punto.
Questa qui è la questione che mi sembra sia la cosa più evidente. Io non discuto su tutte le questioni filosofiche di Marchitti, non ne condivido quasi nessuna. L'Abresso non è mai stato mio mito, nemmeno negli anni 70, figuriamoci adesso. Il punto è un altro. O noi pensiamo che siamo in una società che della ricerca scientifica e del progresso ne fa un punto di forza per migliorare i rapporti tra le persone, o riteniamo che tutto sia da congelare allo stato esistente. Io da tempo ho pensato che chi ritiene che congelare il tutto allo stato esistente, compreso un terzo mondo che rimane tale, perché il giorno in cui in Mongolia avessero l'alta velocità e andassero in ferie come noi, noi saremmo il terzo mondo, e si è sbagliato. Credo che davvero oggi c'è uno scontro filosofico. Purtroppo questo si verifica in Val di Susa, dove una minoranza con origini resistenziali partigiane, passata tramite anche l'esperienza terroristica degli anni 70, con un retaggio ex PC, cerca di fare una resistenza contro la storia e contro il passaggio di un treno che ricorda quando, alle prime ferrovie, qualcuno sosteneva che il treno avrebbe guastato il latte e il burro perché andando a quella velocità si sarebbe sicuramente rovinato. È antiscientifico, è filosofico, piace, sì, ma non è la storia. Io credo Bene. che oggi il collegamento Torino-Lione sia vitale per il Torino, per il Piemonte, per il Nord-Ovest e per l'Italia, in una dimensione europea, federalista, transeuropea e non soltanto in un'ottica protezionista che piace molto alla filosofia di sinistra degli ultimi anni. Bene, io purtroppo devo tagliare qui la trasmissione perché abbiamo, dicevo, l'appuntamento con Sergio D'Elia che parlerà della presentazione del rapporto Nessuno Tocchi Chierino, che già siamo in ritardo di 10 minuti. Ringrazio Mario Marchitti, Silvio Viale, Giuseppe Simone e vi invito nuovamente a fare questa trasmissione quando sarete nuovamente disponibili, perché ci siamo resi conto che l'argomento è veramente denso e sono tante le cose che ancora si potrebbero dire, partendo dalla TAV, in un discorso anche più generale che riguarda l'intero sistema ferrotranviario italiano. Bene, ringraziamo Silvio Viale, ringraziamo Giuseppe Simone e ringraziamo Mario Marchitti. Ritorniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la comunicazione con i nostri ospiti e ci colleghiamo con Sergio D'Elia, che dovrebbe essere ci dovrebbe